morse come orse danno e aiuto manco ce ne potte. Umore mangia terra, ecco campa, va la guerra. In Sicilia, quando muore un cristiano, gli si canta un repito. Ora non si usa più, ma prima si faceva sempre. Più femmine si lamentavano, e meglio era. E come potete muore un mischinetto? Un mazzaro, un mischinetto? Un repito è un lamento senza consolazione. È una cantata fatta per ricordare, per fare memoria di cui c'è stato e ora non c'è. È una cosa che nasce di qua, dalle budella che si attorcigliano e fanno male. Allora bisogna gridare, urlare, aiutare l'anima, cantando la morte. E come potete morire, mischinetto? Un mazzaro, mischinetto, mischinetto. Certe volte me le immagino così alla Vergine Maria, che ci fa un repito signoruzzo, il fazzoletto nero in testa, le lacrime, che ci taglia la faccia. Un mazzaro, figlio mio, sopportare, figlio mio. La Maronnuzza, la Vergine Santissima, lei lo sapeva, che con il sangue di suo figlio l'umanità intera avrebbe trovato la salvezza. Il sangue di uno per la salvezza di molti, e questo mi consola. Cappi uno che amore, tanti altri avranno la libertà. Ma lei lo sapeva? E ha guardato negli occhi gli assassini, li conosceva uno a uno. Io no. Io non lo so come fu. Qua ammazzava a Peppe. A mio marito. A cantare burrilla, la birrine già. Di notte la tua porta spento sali. Virgia mia, quanto si peggia. Quando ti sbagli prima di bucare. Avanti, rispondi, a chi mi vuole evitare tu? Avanti, a chi mi vuole evitare?
chiesa di fronte a casa nostra e ti lucido di piccioli e io rimanevo qua, attaccata alle tue gonne e ai pantaloni di papà, è vero? Brutto è! Lario, non mi piace! Con la sua nasca ci possiamo congiungere Messina a Correggio Calabria. Non mi piace, mamma! L'amore. L'amore è quello che Peppuccio prova per me. Lo capisci, mamma? Guarda che quello si è fatto immancabilmente ogni fine settimana. Avola, palazzolo, palazzolo, avola, in bicicletta per un totale di 146 chilometri. E tutto questo per un anno intero. E per me! Se non è questo amore, dimmelo tu, che cos'è l'amore, mamma? Peppuccio. Peppuccio pare che mi devo alzare. È alto, bello, con le spalle larghe che possono sorreggere il mondo. È vero, mammuzza, ha le mani piene di calle, ma a me non me ne fotte niente. Perché mi fanno sentire la fatica della terra con le mani. E io gliele vorrei prendere e baciare, baciare, baciare e baciare, oggi e per sempre. Perciò, mamma, rassegnati, spicciti e passami il fiore. Ridiano tutti i celesti steli, ci mandano gli specchi di umani. Benedetto Dio che ti mantieni, tanto si parla di così formali, sbambinano le sciuri, un netta veni, la rio circolato fa sirenari. Nel 1968 Peppuccio lavorava come bracciante in campagna per 3.110 lire per un totale di 8 ore al giorno, quando andava bene. Ora, dovete sapere che in quegli anni la provincia siracusana era divisa in due sezioni. C'erano i braccianti di serie A e i braccianti di serie B. Quelli di serie A lavoravano nella zona nord, Lentini, Carlentini, Francofonte, e quelli di serie B nella zona sud, Avola, Patino, Portopalo, Noto. Quelli della zona nord lavoravano di meno e venivano pagati di più. Quelli della zona sud lavoravano di più e venivano pagati di meno. Ed ecco, cari signori, come anche nel sud più sud, c'è qualcuno che a nord sta meglio. Ora, io di politica non ce ne ho caputo mai niente, ma di giustizia sì, di giustizia divina intendo. E se magari il signor Ruzzo diceva che l'operaio è degno della sua paga, l'operaio è degno del suo nutrimento, ma che vogliamo contraddire anche il Padre Eterno? Ebbene, qua il Padre Eterno si contraddire come? E così tutti questi bravi cristiani che lavoravano la terra si ruppero i sacchetti e si misero a gridare. A gran voce. Non si può dire avanti a così. Non se ne può più ora. Magarina, ehi, fai di chi si sente più. Ne fa rumore, ne fa giuna, e la sera vanno male. Ma fare sempre. E da amore. Dai, ma non ci ne portare a mangiare a casa. Ma non mai fa. Se ne approfitto. Se ne approfitto. Ma non ci portare. Ma che fare. Compagni! Compagni, un attimo di attenzione! Lo so, il sistema di ingaggio a cui siamo sottomessi è degno dove un avessimo di 100 anni fa.
al mercato di piazza. Anzi no, al mercato delle vacche dovrei dire. Il datore di lavoro arriva e sceglie. Sceglie il muro migliore, la bestia più forte. E per l'altro che c'è? Un scatto. Ora io lo so. Che ho per esigenza, per necessità, per ignoranza, si accetta passivamente l'atteggiamento illegale del datore di lavoro. Si accetta persino l'esistenza dei caporali. Sì, signorina, dei caporali. Questi uomini come noi, che vengono pagati di più per sfruttare l'altro. Ma insomma, quando è che vogliamo cominciare a chiedere i nostri diritti? Quando? Sappiate, compagni, che se non avremo i contributi minimi annui, perderemo l'assistenza medica gratuita. Sì, signore, vi dà la cassa mutua. E poi come da fare? Che venite a visita privata? Le visite private costano 3.000 lire. Lo pagate un giorno, signori miei, ma come da fare qua a cattare a mangiare bicchierite, mogliere, medicine? Ma che venate qui a rubare? Questi signori per bene ci devono prendere attraverso l'ufficio di collocamento. Così almeno la smettono di agire nella più totale illegalità. Ma ho capito no, che non ci reputano manco degni del confronto. Ho capito no, che non ci vengono alle riunioni a contrattare con noi. Ed è per questo che adesso noi dobbiamo restare uniti. Dobbiamo resistere. Noi dobbiamo lottare. Là c'è il blocco stradale, là è ferma la rivolta.
e poi ci si prepara. Si mette i pantaloni del lavoro, la camicia, viene in cucina, io gli porgo un sacchettino con il formaggio e le olive. Non ti preoccupare, Peppo, più tardi ti porto pure la caponata. Lui mi sorride, prepara la bicicletta, gonfia le ruote, ci saluta e prima di uscire mi fa: c'è un vento fastidioso. Sulla statale 115 i poliziotti locali e i braccianti condividono pane, olive, formaggio. Tutto, tutto procede pacificamente. Il vicequestore Sampierisi riceve una telefonata. Si decide. E dà l'ordine. Una macchia dal fondo della strada. Una macchia informe dei miei incubi. Avanza. Avanza e si trasforma nella camionetta della cenere, piena di poliziotti. Che avanza. Carica. Ospedale, case case, stringevano mani e dicevano: coraggio, coraggio, coraggio. A me nessuno mai mi ha dato coraggio, soltanto il Padre Eterno mi ha dato il coraggio di crescere a 3 figli da sola. Ah, lo so, mi dà fastidio perché sono retorica e io stasera voglio essere retorica. Faccio fuori da tutti i panni, assessori, onorevoli, segretari, e tutti a ripetere sempre le stesse cose. Signora, ma che c'è che ne ha un'avventura? Lei si deve fare sistemare dalle bandiere rosse. Signora mia, mi dispiace. Chi dico massumeri vi chiamavano banditi e ora volete pure la ragione. Signora, oramai io non posso fare più niente. Il capitolo è chiuso. Il capitolo è chiuso da 53 anni. Chiuso a doppia mandata. Nei palazzi di giustizia italiani, chiuso fra le pieghe della storia del nostro paese, fra le lenzuola di tutti quelli che in questi anni hanno dormito sonni tranquilli mentre io non riuscivo manco a prendere sonno. Alma Arnuzza, la Vergine Santissima, lei lo sapeva che con il sangue di suo figlio l'umanità intera avrebbe trovato la salvezza, il sangue di uno per la salvezza di molti. E chi sto mi consola?
capivano che amore, tanti altri avranno la libertà. Ma lei li ha visti? Li ha guardati negli occhi gli assassini, li conosceva uno a uno. Io no. Io non lo sapevo. Qua ammazzavo a Peppe. A mio marito.